io volevo iniziare questo intervento facendo un'operazione di verità, se mi riesce, rispetto al punto in cui siamo e al senso di questa conferenza di organizzazione, al momento in cui è stata convocata e alle vicende che l'hanno preceduta. Io vorrei, scusate, si sente? Vorrei che noi sapessimo riconoscere che questa volta è successo qualcosa nella nostra comunità e che la risoluzione di questo, di quanto avvenuto, anche una cosa anche molto difficile, dolorosa e anche preoccupante dal punto di vista dei termini della discussione che si avviò all'indomani della vicenda della nostra esclusione dalla lista Tsipras, è stata, mi riferisco alle dimissioni in massa, diciamo così, una dietro l'altra, a catena di 5 compagni della segreteria, è stata una di quelle vicende che storicamente il nostro partito aprivano la strada alla guerra, alla definizione di un ambito amico-nemico e alla perdita di pezzi del partito. Questa vicenda è stata gestita in un altro modo, è stata gestita uscendo per una volta dalle modalità soggettivistiche, personalistiche che hanno spesso e in modo tragico caratterizzato la vita di un'organizzazione che peraltro è stata un'organizzazione bella, sana, generosa nella sua storia, che è nata con un intento generoso di salvare, come ricordava ieri il compagno Procaccini, ecco perché noi il 98 lo rivendichiamo, non perché ci sia convenuto fare la scissione, diciamoci le cose. A noi ci è costato fatica, sudore e sangue lasciare il partito che avevamo fondato insieme, ma noi lì facevamo un punto d'analisi, forse abbiamo sbagliato, non lo so, perché si può anche sbagliare, però basta essere molto chiari su perché abbiamo fatto quella cosa, così poi anche chi pensa che avevamo sbagliato magari ci ragiona sull'ispirazione che ci guidò allora. E l'ispirazione che ci guidò allora, la ricordava il compagno Procaccini, era il fatto che noi tentammo di non separare le sorti di Rifondazione e di un partito comunista che avevamo voluto rifondare dal sentire della nostra gente, dal sentire di massa, dei lavoratori, perché noi volevamo mantenere a Rifondazione un carattere di massa e non un carattere di testimonianza minoritaria. Abbiamo sbagliato? Non lo so. Noi abbiamo fatto quanto la cultura politica del Partito Comunista da Togliatti in poi ci aveva insegnato. Noi abbiamo parlato questo, intanto però c'erano anche tra di noi quelli che pensavano che comunque da allora in poi la storia si sarebbe fatta a colpi di chi la vince e chi la perde. Questa volta non è andata così. E io devo ringraziare il compagno Procaccini per aver gestito questa fase, per quello che è stato possibile, noi l'abbiamo aiutato in questo, molto poco, perché la maggior parte di noi lavora da altre parti, a Roma ci andiamo quando possiamo, possiamo fare un comunicato. Siamo veramente in una fase in cui la nostra organizzazione va ripensata, perché dobbiamo calibrare le nostre forze intellettuali, culturali, le nostre competenze, che sono tante, e regalarle, darle, mettere a disposizione dei giovani che in questi anni sono cresciuti in questo partito, e, però senza rovinargli la vita ai nostri ragazzi, perché i nostri ragazzi devono anche finire di studiare, devono trovarci un lavoro, devono costruirsi la loro vita, non è che possono essere usati dalla attività politica e poi li molliamo come tanti spezzi a 30 anni senza arte né parte. Un partito serio sa anche come tutelare i propri ragazzi, gli fa finire di studiare, gli fa fare un percorso, e certo però non abbiamo bisogno di questi quadri per andare avanti. Allora io voglio ringraziare il compagno Procaccini che ci ha mantenuto su una strada unitaria interna, capace di tenuta, di condivisione, di permettere in termini, anche questo è un nuovo partito, una legittimazione seria del confronto politico. C'era chi aveva detto che avevamo fatto bene, c'era chi ha detto che avevamo sbagliato,
però oggi siamo. Non abbiamo detto a nessuno e nessuno si è sentito chiamato fuori da questa avventura, che anzi con la conferenza di organizzazione rilanciamo. Questo è una cosa che io voglio segnalare, è una cosa che per tanti aspetti è una novità nella storia di questo partito. E nessuno ci si è soffermato, e io invece penso che vada ricordato. Ed è ovvio poi che discende da questo quello che tanti altri hanno detto, e cioè che noi siamo in una situazione nella quale le trasformazioni scientificamente perseguite nell'organizzazione politica, sociale e istituzionale di questo paese tutte mirano, dalle leggi elettorali alle riforme istituzionali, ad un assetto antidemocratico e espulsivo della contraddizione di classe e della coscienza critica in questo nostro paese, di cui i comunisti, nel bene e nel male, sono ancora la testimonianza fondamentale, e potrebbero essere, e già lo sono quando ci sono queste nostre piccole isole meravigliose dove i compagni riescono a fare cose, lavorare, insediarsi, ancora riescono a sviluppare la loro funzione di partito e quella che qui è stata richiamata più volte di partito educatore. Noi ancora questo dovremmo essere, pur con le nostre forze limitate. Non sto a dire quante altre cose sarebbe importante dire. Dico che noi non abbiamo molto tempo davanti per riuscire a realizzare almeno il primo pezzo di quell'operazione per cui siamo qui, ci chiamiamo qui oggi alla ricostruzione di un partito comunista. Apriamo le nostre porte a tutti quegli uomini e quelle donne che ancora vogliono militare in un partito che abbia chiara la battaglia per la pace contro l'imperialismo, che abbia chiaro che il socialismo non sono discorsi alla Bertinotti o alla sinistra libera, sono cose molto serie, molto dure e anche molto spiacevoli a volte per qualcuno che si è abituato a pensare che la politica è un bel giochino. Io voglio dirlo, noi bisogna riparlare di cose che non sono per niente poetiche, ma bisogna riparlare di patrimoniale, di fisco, di banche pubbliche, bisogna riparlare di intervento pubblico in economia, bisogna avere il coraggio di andare, io ci sto provando a Piombino, dai lavoratori dell'acciaieria a dirgli che 21 anni fa, quando gli hanno venduto le partecipazioni statali, l'hanno regalate a Lucchini e poi all'oligarca russo e poi ora non si sa chi, gli hanno tolto un pezzo non solo di dignità e di prospettiva di lavoro, gli hanno tolto un pezzo della ricchezza del paese che spettava al paese, alla collettività, e che loro che costruiscono la ricchezza di questo paese sono stati fino in fondo espropriati, perché da 21 anni gli hanno raccontato sia nel sindacato che nel PDS, DS, PD che andava bene che se ne andassero le partecipazioni statali da questo paese e che arrivavano i padroni. No, perché siamo a questo livello, quando te li vai a dire questo, si ti guardano stravolti i lavoratori. Quindi deve ricominciare a fare bene, a dire le cose, a dire le cose vere che un comunista deve dire, non sono semplici da fare, sono abbastanza semplici da dire, basta che noi stessi ci riprendiamo in mano per la cultura politica che ieri il compagno Procaccini ci ricordava, che ha costruito i piani del lavoro, le battaglie comunitarie, che ha costruito i piani veri, su cui anche quell'altro ci sanno stare, solo che ci raccontano che invece la politica è altro. Ecco, alla sinistra un po' libera che pensa che la politica sia altro, ricominciamo a porre la politica com'è, perché i padroni lo sanno bene che è questa, e la sinistra se l'è dimenticato. Grazie.